A distanza di 2 anni siamo tornati a Scampia, perché Scampia è un luogo molto suggestivo. Qui dalla piazza vediamo nello sfondo le vele e oggi ci faremo una bella passeggiata alle vele. E abbiamo anche portato persone da Roma, perciò abbiamo fuso un po' di più. Rimanete e non fate scureggioni. C'è sempre un po' di suggestione. Ci addentriamo. Anche se siamo scortati. Vabbè. Buongiorno a tutti comunque, Un saluto a tutti. Vabbè, uno saluta sempre, no Anto? L'educazione prima di tutto. Casa dell'altro. È cambiato qualcosa? No. Solito. Al solito. Oddio, mi sembra sempre un po' di degrado, eh? E beh, no, aumenta. Quello aumenta. Diminuì non credo. Anche perché progettualmente queste non credo le ristrutturi, no? Anzi, più vedi la pavimentazione più salta e più rimane saltata. C'è anche un cittadino che vorrebbe aggiustare, ma come può, come fa a fare un lavoro? Qua è una manutenzione, no, che è stata abbandonata. Ma si è previsto la demolizione di tutte, probabilmente proveranno a salvarne una giusto simbolicamente e ripristinarla, farla diventare ufficio o qualcosa. Ah. Per il resto parlano tutte di demolirla. Sì, ma è da un po' che si sente sta cosa, poi? È un processo che va avanti da anni, perché quando buttarono giù la prima vela, quando la demolirono? 20 anni fa, eh? È un'altra qualche anno fa, 2 anni fa circa. Quindi pensa un po', la prossima tra altri 20 anni sono passate. Anche perché devono dare un'abitazione sostituita a sti ragazzi, come fanno? Sì. A parte la sporcizia, il degrado, il coraggio. Però hanno aperto un'università a Scampia, che è una cosa molto molto importante, credo. Ci sono dei segnali di ripresa solo su Scampia. Bisogna... La facoltà di medicina, professioni sanitarie hanno aperto da un annetto proprio. È un classico che ci calone, ogni volta che veniamo a fare vita a Napoli, cade. Casca da qualche parte. Sempre a Napoli, mi sembra. I gradini traditori, capito? Molto suggestiva è questa parte qua, questo effetto, no? L'altra volta nessuno l'aveva detto. Salve, ciao. 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 Come va? Tutto bene? Che dice signora? Tutto bene? Che creatura stupenda. Ma da quanto è che state qua voi? Ah, 18 anni. Regge, sì, no? Poi preso una piotta. La prima cosa che vorrebbe cambiare di questa struttura, della parte abitativa? Di farla rimodernare, di aggiustarla, di darci una luce decente, che è quella che non abbiamo. Non c'avete luce? Abbiamo la luce, ma abbiamo la luce, diciamo, così. Non abbiamo contatori, non abbiamo niente, noi vogliamo pagare, vogliamo stare, diciamo, come si deve. Siamo umani, non siamo bestie, non siamo animali. Credo che abbiamo diritti, abbiamo bambini e lo Stato ci può dare una mano. Siamo marchiati su questa cosa, ma siamo gente normale, con i loro diritti, lavoriamo. Non è per colpa che Scampia prima è stata Gomorra, ora siamo tutti marchiati perché siamo Gomorra. No. C'è un che è tutto labile. Guarda com'era. Pagate tutto voi, eh? No, qualcosa hanno aggiunto, perché hanno messo un sacco di lamiere nuove, vedi? Per evitare che la gente cadesse, che è una cosa almeno che hanno fatto i residenti. Vollero proprio ricreare questi corridoi che andavano a riprodurre i bassi napoletani con gli ingressi pure su strada, eccetera. Poi così non fu, perché sti ponti, come vedete, sono più le difficoltà che altro. Guarda, qui manca il pezzo. Adesso ci rendete conto qua. C'è sta lamiera, altrimenti andavi di sotto, eh? E poi comunque una lamiera arrugginita. Sì, arrugginita. Fermata col fil de ferro. Tutto qui per esempio non è fermata se il bambino. Il ragazzino muore sotto. Esatto, se si mette qua ci passa, capito? Guarda lì, tante finestre l'hanno proprio murate. Ciao a tutti, sempre. Salve. Sono nate tra il 62 e il 75. Comunque c'hanno un bel po' di anni le vele, eh. Come si trova qua, signora? Non male. La sua, diciamo, vicina si lamentava del fatto che magari vi sentite un po' abbandonati dalle istituzioni. Ah, questa sì, che a Melona ha fatto proprio le grandi cose. Ah, pure del reddito? Io ce l'avevo, ma non ce l'ho più. Se le istituzioni adesso la potessero sentire, che cosa direbbe loro? Chiamare di cambiare un po' le leggi. Per esempio, che cosa nello specifico? Una cosa per i bambini, non c'è niente per i bambini. Perché la prima cosa è quello che i bambini sono il futuro nostro, giusto? E invece non intendiamo niente, siamo proprio abbandonati. Tutto usurato, mangiato. Ah, qui c'è proprio il balcone assente, vedi? Guarda. Lì l'hanno murato per evitare che la gente ci andasse, perché no, molte case sono disabitate. No, certo, chiediamo sempre il permesso, ci mancherebbe. Vedi, Matti, guarda, quelle che si scende e quelle che si sale.
Se le persone crescono in base a quello che sentono e quello che vedono, un ragazzetto che vive qua, le istruzioni sono assenti, lo stato è assente, come può crescere? Vedendo la sporcizia. Il bello si educa, quindi se uno cresce così... Guarda qua, cioè questo è proprio... Questo è cemento armato, prende saltato, e questo più passa il tempo e più... Giocano due bambini a pallone e rischiano la vita qua. Ma riguardo al fatto detto, quanto può resistere questa struttura prima? Pensa, la prima villa che provarono a demolire, là lo fecero con l'esplosivo, provarono, e ce ne vollero due. Cioè la prima volta, il primo boato, la villa non ha ceduto e ha resistito come se fosse stato proprio un segno di di resistenza della villa. Perché lo scheletro è in cemento forte, armato è resistente, certo. Infatti, perché noi vediamo il resto che è crollato eccetera, però la parte di scheletro, le travi in acciaio, quelle ci stanno. Infatti l'ultima invece che hanno demolito hanno utilizzato un sistema diverso, cioè l'hanno prima smantellata un po' alla volta, rimuovendo balconi, tutto quello in più, lasciando la struttura a spoglia, e poi l'hanno fatta demolire. Il problema, da quello che ho capito, è che spesso alcune case vengono tra virgolette liberate, dandogli casa, arrivano altri occupanti. Certo. Per quello molte pure sono murate. Sai, essendoci sempre l'emergenza abitativa, il problema si pone sempre. Fin tanto che ci sarà qualcuno senza casa, ci sarà qualcuno disposto a vivere anche qua. Se uno c'ha casa, non è che viene a vivere qua, cioè parliamoci chiaro. E mo mi vado a prendere un appartamento, capito, alle vele. No, me lo prendo se c'è un'emergenza abitativa. Però qui vedi, col fatto che hanno chiuso, lì ci sono, vedi, un materasso bruciato che sporge. Qui è un bel segno di chiusura da questo punto di vista. Guarda, pure qui, comunque questo è un ballatoio e sta accede. Certo. Quelle hanno ridotto le finestre, le hanno rese più piccole. Ecco, questa è una struttura pericolante. Occhio a dove metti i piedi, Qui no, guarda là, sì. Guarda, qui a proposito. Mamma mia, comunque. Cioè, oh, guarda, io mi fido. No, guarda, guarda lì sotto. No, a parte non poggiatevi. No, ma lì sotto guarda quanto cemento e pezzi che sono andati, capito? Guarda, calzato, sblocchi, spacchi, molto. Ma anche sta torre dell'ascensore con molta probabilità. Ma questo è un attimo. Non stai in una situazione... questo è davvero, per mattonate, è davvero. Guarda, l'unica cosa positiva è... se crolliamo tutti facciamo 10 no, ma lì non c'è, regà, lì siete troppi. Chi però fa? Veramente. Ma poi, state proprio sul vabbè, però io lo dico per voi, hanno murato tutto. Allora, tutte quelle che in teoria le hanno liberate, le murano per evitare che ci tornino, così poi a un certo punto, quando hai liberato tutta la vela e hai segnato case popolari a tutti, teoricamente la potresti buttare giù. Però se tu ogni volta rientri, no, guarda che colpo d'occhio che c'ha quella struttura lì. Quello lì in mezzo non è più collegato a niente, vedi, guarda. Quello doveva essere collegato a una casa, invece è monco. Sì, tutto sì. Su, però. Il postino qua. Però ci sono i numeri, vedi, 322. Quando fa entra il vangino. Il postino che c'era conosceva le persone tutte quante, infatti a voce le chiamava e loro venivano. È andato in pensione questo postino, quindi non so ora i nuovi come stiano facendo. Il vecchio veniva, lui a piedi e la consegnava, già sapeva di chi erano, sapeva i nomi di tutti. Questo invece serve perché giustamente, essendo due ballatoi sovrapposti, è come questo qua. Può cadere qualche pietra, giustamente, comunque non essendoci ripristini, attività di ripristino e nulla, quindi questa rete evita che cadano pietre da sopra. Ma lo vedi che si sono fatti i posti auto così a loro, da soli? Manco con la bomboletta. Uno col cognome, c'è scritto pure Gallo, vedi? Parecchia distanza tra... cioè non erano luoghi, vedo, molto stretti o altro, c'era parecchia distanza, poi c'era il verde, perché se guardi qui era tutto programmato il verde. Ma che cos'è che è andato storto? È andato storto l'uso che se n'è fatto, che poi è diventato... una delle più grandi roccaforti in Europa di attività illegali, capito? Quando si fanno certi luoghi, si concentrano tutte le persone che sono state sfollate da altre parti. Certo. Perciò, tot sfollati qua, tot sfollati là, quelli ex sfollati al terremoto, questi, quest'altri, alla fine tu che fai? Ghettizzi al massimo le persone, quelle si trovano qua dentro e dicono, come fosse in carcere, che famo? Dobbiamo guadagnare pure noi. Certo. E allora parte l'attività criminale, poi ovviamente qualcuno la cavalca. Questa è una casa? Ma proprio qui sul ballatoio? Certo. Ah, con tanto con tanto di civico. Ma pure di là, guarda, c'è un 429 con tanto di campanello.
Oh, ciao. Grande, che dici? Tutto a posto? Che dici, Giuseppe? Da quant'è che stai qua tu? Sono 20 anni. 20 anni, sempre qua? Quindi con i tuoi genitori già? Sì. Si sta bene. Sì, ma c'è sempre questa cosa degli abitanti di... Visto che se ne è parlato talmente male, uno subito devo dire che si sta bene, non lo metto in dubbio. Però oggettivamente magari non nutre un sentimento come se le istituzioni avessero abbandonato, le luci che avevo mancato. Una sistemazione, una casa nuova. Quindi tu se avessi la possibilità andresti a vivere da un'altra parte? Sì. Perciò nonostante ci è cresciuto, ci vive tanti anni, lui comunque andrebbe via perché la situazione è fatiscente. C'è poca fa, anche perché avendo i bambini, credo che pure tu abbia paura che questo domani crolla. Sotto ci stanno parti mancanti, un bambino gioca, papà vado sotto e poi succede magari che qualcuno si fa male. Sì. Occhio. C'è una vita solo, traballavo a seconda. Stavo questa. Ah, ma vedi, poi tu da sopra. Sì, è vero. Sì. Oh, guarda qua, oh. Ah no, ma trema tutto poi. Pensavo che diciamo fa male. Guarda, guarda lì il cemento pure non c'è più, eh. A parte che lì è ancora più usurato. Siete tutta l'armatura. Qua la parte mi sa un po' più abbandonata, vedi, là è tutto murato. Una volta c'era una scala, qui ora non c'è più. Guarda qui quanto è consumato, raga, cioè. Qui manca tutto. Guarda qui, Madonna. Vedi perché i piccioni alla fine fanno il danno, guarda lì, è tutto sterco e piccione. Sono tutte strutture poi inserite dagli utenti. Guardate, sto muro è storto qua. Lo vedi? È inclinato. Questo dovrebbe essere cemento armato. Qui ancora più murate le case. Ciao caro. Sì. Certo, ma tu abiti qua? Sì, io abito lì. Ti abbracciamo. Come ti chiami? Ciro. Penso, è un nome che a Napoli è un po' diffuso, diciamo, sì. Con la scusa, un saluto a Ciro e Angelone, che sono... Angelone è stata una delle persone che ci ha accompagnato nel primo Scampia, che purtroppo adesso non c'è più. E ovviamente un ricordo sempre a Ciro, che era il ragazzo di Scampia che purtroppo è scomparso, quanto? 7 anni fa, 8 anni fa? Poi ci tengo da romano a rivendicare questa cosa. Romani e napoletani insieme per Scampia in amicizia fraterna, giusto? Quindi questo è un bel gesto. Più passa il tempo e qua più le strutture... Ma non c'hai paura? Certo. Cioè sì. Tu dici domani cammino, noi siamo passati là che tremava tutto. Sì. Dici domani sto uscito di casa, cammino e succede una disgrazia, cioè non ci pensi mai. Certo, io ci penso sempre, il fatto è che purtroppo arrivare a sistemare questo tipo di struttura è un... Credo è sia impossibile ormai. Una cosa un po' impossibile. Giunti a questo punto ormai si campa. Qual è allora la speranza che vi mandino da un'altra parte? Sì. Noi siamo appoggiati qui, io sono 3 anni che sono qui, la mia compagna abita con la famiglia da 20 anni. Però nel frattempo ci appoggiamo perché come si fa a campare? Sì, ci sono persone che sono da 15-16 anni che aspettano e che non hanno visto niente, non sanno che fine fanno. Voi non siete come il comune cittadino che esce di casa, non guarda dove mette i piedi. Cioè qui uno quando passa dice c'è un buco nuovo, oddio, fermo un attimo, sto muro sta così, quello sta per cadere. Tu pensa che molte strutture sono di amianto qui, quindi si ha a che fare con l'amianto. Parte strutturale che è decadente ed è nociva. C'è da una cosa a uno, se c'è un litigio, se c'è una discussione, vedi che scendono 30-40 persone per capire cosa sta succedendo. Ma l'interno degli appartamenti, diciamo, è strutturalmente rovinato come quello che vediamo fuori? È soggettivo, perché una volta che entri tramite il tuo portafoglio, tramite la tua disponibilità, metti a posto il contesto dove vivi. Si ritrova col tubo dello scarico che non va, si ritrova con l'acqua sotto al soffitto perché perde, si ritrova con l'amianto esposto fuori quando esce perché non lo può togliere. No, ma pure qua, guarda, arriviamo sempre in fondo. Che bello che qua i telefoni non li usano perché si chiamano. Si è fatto proprio il buco. Ciao. Mi sembra che ce ne pure un Pucci che si chiama Tyson, se non mi sbaglio. Il fratello c'ha... Sei no, un tu pure. Il fratello c'ha un ultimo allevamento. Ciao, quanto sei bello, ciao. Ma come fanno a dire che sto cattivo? La gente è ignorante. Questi sono i più buoni del mondo. Dico, hanno messo il fil de ferro, guarda, per tenere sta struttura qua. Guarda qui, la rete, i pezzi che cadono, da dove ci affacciavamo prima.
quella è la situazione laggiù, questi sono i terrazzi, e poi questi sono terrazzi molto grandi che potevano essere utilizzati per mille cose. Che mancano gli ascensori per una signora che deve fare magari quattro piani con le buste da spesa, non c'hanno è troppo comodo. Il cestino, quello ci dicono che misero gli ascensori, due ascensori, e si sono rubati il motore dopo due giorni. È proprio il cancello blindato, oltre alla porta. C'è invece chi, come ci ha detto quel ragazzo, c'ha la porta aperta. Cavi volanti elettrici sono questi, mi sa, eh? Sì, ma guarda sotto che caduta. E quanto sono sottili le mura. Qui le scale sono messe male male. Se Mattia si fa male, prima del match ci abbiamo assicurazione Cicalone. Ecco l'assicurazione. Assicurazione Cicalone è così, occhio a dove mettete i piedi. Guarda, guarda. Sì, stavi andando sull'ultimo pezzo di marmo rimasto. Perché queste buste di plastica qua? Ah, quando... In realtà era per simulare la festa del Napoli. Ah, era per simulare, io pensavo ci fosse una funzione... Qua fa paura, eh. Cioè, guarda quanto è alto. Pensa che ci sono altri due piani. No, altri tre. Uno, due, tre, quattro. Quattro piani ancora. Chi tardi arriva, male alloggia, salve, e si ritrova a vivere più in alto possibile. Con maggior fatica, perché devi fare tutte le scale. In più c'è maggior rischio, perché se dovesse crollare qualcosa, chi sta più in alto rischio è più. Qui l'acqua comunque scava proprio i solchi quando piove, vedi? Però questo già rispetto a quelli là sembra un po'... Il problema è che tu non sai mai quello, assolutamente. Quello che trovi, capito? Stamattina quando piove, guarda come passa l'acqua. Ma capito qua, avanti di quello, diciamo, appena esci di casa. Occhio che lì cadono i pezzi, eh. Fuori, cioè proprio appena apri la porta, già è la pioggia. Bambini che a un certo punto hanno cercato di abbellire il degrado, no? Una lastra arrugginita che li salva è diventata praticamente una lavagna per disegnare. Col gesso vengono qua, disegnano e poi... Mamma. C'è sta un centimetro di lamiera che separa da una caduta di 30 metri. Da qua si vede bene tutta la parte delle terrazze, i ballatoi sotto, tutta la progressione dei ballatoi, perché alcuni sono sempre più corti. Prima è lunghissimo, poi si accorcia e poi siete qui la piazza, tutto il quartiere. Addirittura c'hanno dei corrimano fatti con delle scale, non vedi come stanno? Rischia veramente finire di sotto. Vale la pena. Andiamo, dai. Attenti, ragazzi, dove mettete i piedi. Ma gli sbatti di piedi, chi le sono anni dopo? No, non gli sbatti di piedi, che iniziamo a cercare. No, io me lo faccio. Vabbè, perché qua c'è sta accumulato anni e anni di appartamenti. Che è, guarda, condizionatori, seggiolini. Ragazzi, lì però è pericolante, state attenti. Per anni di Scampese parla solo per una cosa. Mi sembra che ci sia dell'altro di cui parlare, no? Cioè, dimmi se uno può stare così. Cioè, come ci siamo saliti noi qua? Un gruppo di ragazzetti che hanno 8 anni, 12 anni. Anzi, forse è più facile che ci vengano loro, sì, che per l'avventura, non no? Non c'hanno i giochi, non c'hanno niente, magari no. Cioè, ma qua... Poi torniamo di là, però... Guarda qui, cioè quella scala lì va di sotto, eh. Qui mancano i vetri. Se finisce di sotto. Guarda tutti i vetri sbragati. C'è un appartamento aperto, se lo vedete. Ma chi le quindi c'è? Venite pochi per volta qua. Che non sappiamo la condizione. Qui altri, occhio, questi pure sono cose, trombe di ascensori. A parte che sto muro non è che mi dà, ma occhio, Matti, che lì c'è un ferro fuori, guarda, ci stai un centimetro, eh. Quelli sono i balconi con tutte le macerie e sopra ci abita gente, sopra non ci abita nessuno,
sotto altra gente, altre macerie. Questo è un appartamento che poi ci collega col terrazzo. Una alla volta, ragazzi. Una alla volta, dai. Zero alla volta. Cicalone lo manda avanti a me, così nel dubbio. Oh, e pensa che... O fai te il mondiale a 18 anni. Se dovesse fasse male Mattia, o faccio io il mondiale. E glielo meno pure. Vai, vai. Qui hanno messo dei rinforzi di legno, Guarda. Oh, ragazzi, non so se... Qua non c'è sta... No, ma guardate, qui hanno... bloccato la scala con questi fermi qua, Infatti rimani, occhio. Dillo quando sei arrivato, frate. Oh, guarda di qua che non c'è sta il poggio a mano. Mortacci vostro, l'ho detto, l'ho vai, detto. Vai, vai, oh, fermi, però non giocare. Raga. Si sta muovendo. Ma ecco come sarebbe un appartamento. Ho le scarico del microfono. Andiamo, va, qua è troppo pericoloso. No, qua, oh, c'è il terrazzo. Qua. Sì, ma se sta muove tutto là. Una alla volta. Siamo tutti insieme. Non guardate a sinistra, guardate a destra, c'era lo strapiombo. No, lì c'è un pezzo che è proprio che cade. E qua, invece, questa è la parte più solida. Saria sul terrazzo. Filippo, guarda che regalo è questo. Che poi io vorrei capire come hanno fatto a fare quelle scritte lì. Ha fatto Spider-Man. Non lo so, è particolare. Cioè, sono riusciti a scrivere sulla parete. Ah, perché qui hanno dipinto, vedi? Questa qua sono le facciate che sono state dipinte, che vista lontano compongono praticamente un murales. Okay. Quella è la gialla e poi c'è la rossa. Okay. Oh, Mattin, te fa male che c'è il match, te. Oh, ma comunque un po' d'ansietta c'è sempre. Sì. Uno fa il bello, ride, fa la battuta, ma c'è. Come possiamo scendere questa cosa? Ho perso 30 anni di vita. Ok, però adesso invece. Oh, ma che stai facendo? Questa non è la lingua. Non fa il cretino che ti fai male. Non hai capito? Tu cadi sotto, c'è il pianerotto e poi quello si sfonde e cadi per 50 metri. Vedi, no, uno sta. Stiamo dentro le vele a Scampia con ragazzi di Scampia, con ragazzi napoletani. I più matti ce l'avevamo noi a Roma. Ti spiego. Ciao a tutti ragazzi, è sicurissimo qua. I più matti ce l'avevamo noi a Roma, / all'interno di scuole di botte. Guarda come sta a fare la cena. Là c'è stato il pavimento, te lo fa lo scherzo. Scherzo che poi se sfonda il pavimento e navide sotto. Grazie. Questa è la parte più suggestiva, perché questa sotto era quella dove poi hanno girato pure molte scene di Gomorra, e poi dove trovi le situazioni anche strutturali peggiori, perché vedi la base del palazzo, no? Qua escono dei conigli quando è alti. Sì, però raga, scusate, però qua si è accumulata tantissimo. Cioè, esce lì. No, Evelì, non puoi andare lì, Evelì, ma dove vai? Le scarpe. Evelina, non sono scarpe da quella zona. Guarda, è matta. Vieni, vieni su, dai. Guarda, ragazzi, ma che pensavo quel divano laggiù? Qui vedi tutti i fili elettrici che vanno per la struttura, dopo a vista, senti l'acqua e guarda dietro a te lì tutte le tubature della struttura. Questo è il garage. Anche il fatto che sti fili stiano così, però se cercavi da un ordine, vedi. Non... Questi sono i scarichi dei bagni, guarda quanto è sporco. Vabbè, vende pure, vedi qua. Sì. Vabbè, verde, guarda. Uno che ha fatto un buco male. Non ti avvicinare troppo, che quella è acqua del bagno. E l'acqua esce fuori, ma si fa una verticale, ma sempre... Ascende. Ascende, mai dritto, no? Perché quello non è pratica. Guarda lì, oh. Allora, io e lui abbiamo fatto una comparsa per The Qualizer 3 con Denzel Washington. Ah, figo. No, io sono partito come comparsa. Vieni, facciamo una comparsa, ok, arrivo lì, mi presento, Antoine Fouquet, il regista, tra 20 stuntmen e 40 comparse, prendemi per fare un piccolo ruolo. Buttò fuori di Vincent, quel boss che adesso, che me lo posso dire. Che succede? Faccio questa scena, faccio la perquisizione sia al commissario che all'autista, tutto casato, sei rifatto una scena per un film americano, dici, vabbè, bellissimo, ho messo i manifesti, sparato le pose
dappertutto, c'è un messaggio suo che dice: Messica, tu non hai idea quando esce il film. T'hanno tagliata. Ma hanno tagliato la scena. Chiamamolo. L'ho chiamato, ho mandato subito, l'ho taggato su non una. Non vieni mai più a Scampia. No, taccia Fabiano. Denzel, taccia Fabiano. A te e Antoine Fouquet. Ti dà una dritta, Cicatone ha detto che ti taglia pure questa. No! La parte più emblematica. Oh, occhio. Tutti i fili. Pure le mutande qua. E qua veramente stai nel cuore di Scampia. Guarda. Infatti qua hanno girato le scene, sai, quelle con Ciro, con Jenny. Con Denzel Washington. Sì, perché poi qua pure spari, fai, svetti con una macchia, guarda quell'altra, è finita dentro una pozzanghera con le scarpe, tra l'altro traspiranti, e quella è acqua stagnante che arriva in sequenza da tutti i peggio posti. Che puzza! È lei che ha alzato quell'acqua lì. Ma guarda i fili, la quantità enorme di fili, che poi saranno elettrici. Prima delle 9, Franco Piano, chiave. Qui ci sono i box, però le perdite d'acqua qui sono infinite. Cioè che ovunque umidità. C'è una perdita d'acqua. Se lo scarico di una fogna, mi sa. Buonasera. Credo, vedi che hanno collegato il tubo così. Non si capisce. Questi sono tutti i scarichi. Guarda sti tubi come sono tutti mangiati là. Quando ero qua non c'è nemmeno l'aria. No, e qui infatti, raga, qui rischiamo di cercare qualcosa in testa. Qualcuno ha stesi i panni, se li trova qua giù. Manchi vengano al collo. Prima a buttarli infatti. Guarda che perdita qui nel muro, raga. È una perdita enorme questa, guarda. Ah, vedi, eccolo lì, da lì. Il muro sotto si sta a mangiare, qua. Oppure là, guarda, è una perdita continua. Sì, poi... E poi qua è la parte strutturale, la base. Sì. Posso avvicinarvi, non vi disturbo? Se non fosse con loro, ecco. Dico, qua vi dovete fare tutto da soli, vero? Sì. Olio di gomito, mo che stanno dando una pittata. Mica l'ho vista la bacinella. Eh sì, c'è pure di là. Infatti è proprio emblematico, capito? Una bacinella a fermare le perdite di un intero palazzo. Palazzo. È come fermare i proiettili con un foglio di carta. Sempre tutto da soli qua, non va mai aiutato nessuno. No. Non ti aiuta proprio nessuno, né l'istituto, né c'è da essere, nessuno proprio. Ecco, che dormiamo una perdita e non da una riparare. Che l'acqua è uno spreco, no? Cioè vi state riparando le perdite da soli, anche perché queste sono le fondamenta del palazzo, se qua acqua, l'acqua. Se è acqua potabile. Ah, è l'acqua quella che potabile, si beve? È l'acqua buona che tu bevi sotto la fontana. E tu vedi quanta acqua pide la mattina? Sì. Spreco? Sì, alla fine spreco. Questo balcone qui che ormai è proprio crollato, guarda. Questo è Mave Fed che viene messo per non far, diciamo, fare... Bravissimo. La ruggine. I ferdi che ci sono, se tu non gli metti questo nel tempo, il balcone cade. E si fa proprio fracida. Ferma l'arrugginimento, insomma. Bravissimo, poi dopo di questo si dovrebbe fare il trattamento Mave Group e poi si dovrebbe fare la ristrutturazione. Oh, non so perché sta così, perché hanno fatto questa cosa, qualcuno l'avrà fatta però. Cioè qualcuno si è preso carico di andare a fare lì tutta quella lavoro. Ma sempre le persone che abitano qui però, sono loro che gestiscono. Magari hanno iniziato, poi sono finiti i soldi. Sicuramente, questo è sempre qualcuno come la persona che sta lì, vedi, quella persona sta lavorando. Quelle sacchette che c'ha a terra le avrà comprate lui, mica gliele ha comprate qualcun altro. Sì, perché due uomini che sembrano infinitamente piccoli su un posto così grande, un palazzo così grande che sembra una città, e comunque non smettono e stanno là a lavorare. E magari qualcosa riescono a fare. Speriamo che il comune si muovano per aiutare queste persone, perché qui ci sono i bambini, più che altro persone anziane che salgono, scendono qua, da qua non li mandi via facilmente. Per questo vediamo ancora persone ad abitare qui. Sta struttura è enorme, mille problemi e piccole cose che uno prova a fare, no? Un tubo infilato lì con tappeto sopra, cioè lì l'hanno cementato, no? Allora dici, dai, lo cemento, magari... Ma qui ci hanno messo il tappeto, no? Per evitare che poi lo scarico della fogna magari puzzi meno oppure esca meno. Cioè. C'erano anche, non so se ci siano ancora, attività commerciali tra queste varie saracinesche. Qua sotto? Sì, forse stava un meccanico da queste parti. C'era un meccanico, un tatuatore qua, come no? Un tatuatore qua? Sì, un tatuatore qua. Uno di questi era il suo studio. Riandia scherzando, ha detto una cosa invece. Senti che quella è acqua... Revelina. È acqua...
terribile. Cioè, prende i ragazzi da strada senza farli pagare, gli fa fare, diciamo, attività. Ma così si dovrebbe fare. Ci vorrebbero persone che prendono, diciamo, come qualche calciatore della zona che aiuta, diciamo, la propria città. La fogna, la schiuma, la puzza. La puzza. E questo si è proprio consumato col tempo. Peggio, guarda, è questo qua. Un tombino che è stato, è stato ricoperto con i mattoni, no? Per non finirci dentro. La copertura che c'era in ghisa, non c'è più. Qui addirittura hanno murato dopo che l'hanno riempito di roba. Murato. Che disagio. Lì vedi, pure sotto lì a quella struttura, murata e con dentro tutta la roba. Tutto che sta facendo molto per Scampia. È una persona veramente, diciamo, propositiva a fare attività per Scampia. Cioè, guarda qua. Schifo. Sotto i liguami e qui c'è sta solo truciolato. Cioè, manco legno, truciolato. Qui più passa il tempo e più è impossibile recuperare una cosa del genere. È come svuotare l'oceano con il secchiello. Cioè, ma per questo loro vogliono demolire, perché la soluzione è più facile e meno costosa. È certo. Perché ripristinare una struttura del genere costa molto di più. Guarda, noi l'altra volta ci siamo lamentati di altre strutture, ma questa fa paura per davvero, guarda. Il Vigneto aveva super 6 anni. Sì. E poi tutto dentro la tromba e l'ascensore, cioè immagina, tubi schiacciati. Da qui abbiamo fatto un bel giro, l'abbiamo fatto vedere dal piano interrato, perciò questa parte sotto, fino all'ultimo piano. Cioè veramente una situazione, secondo me, difficile. Difficile per chi ci vive, difficile per chi dovrebbe ragionarci pure sopra su come sistemarla. Purtroppo sembra che la soluzione giusta sarebbe quella di dare una casa a tutte le persone che sono rimaste qua dentro, in modo tale che poi questa struttura possa essere abbattuta. E come poi ci dicevano i ragazzi, una può rimanere, ci può investire, diventa un polo museale oppure diventa un polo logistico. Comunque il simbolo delle vele diventa in parte museo, in parte magari uffici, così c'è anche una sua operatività, perché altrimenti non se ne viene fuori. E avete visto anche l'impegno di chi ci abita dentro, chi si ripara una cosa, chi si ripara un'altra, chi cerca di tamponare in un modo. Fa sorridere, vede la bacinella sotto le perdite del palazzo, uno dice vabbè, ma poi quando la bacinella si riempita l'acqua dove va? Fateci sapere che cosa ne pensate anche voi delle vele di Scampia e ci vediamo al prossimo video.